Edoardo Pellegrino per Idea Web TV in questa domenica 19 maggio 2013, una domenica nel quale il calcio, quello regionale e provinciale, si è fermato e quindi ampio spazio nel consueto editoriale settimanale agli altri sport, a partire dal ritiro della nazionale di volley che da stasera sarà a Cuneo per 2 settimane. Di questo e di tanto altro parliamo, come di consueto, con il nostro collega della redazione di Idea Web TV, Andrea Rubiolo. Buonasera, Andrea. Allora, è stato un fine settimana senza calcio, ma con spunti comunque interessanti, a partire dalla nazionale di volley che questa sera arriverà in Granda e si fermerà praticamente per 2 settimane, dal 19 al 31, 31 che sarà il giorno dell'amichevole al Palabrebanca contro la Francia. Domani mattina, primo allenamento dalle 10 alle 12:30, sicuramente un evento molto molto interessante per tutti gli appassionati della pallavolo italiana. Sicuramente è un evento perché ti ritrovi i top player di tutta Italia qui nella provincia Granda. Come apice ci sarà questa partita contro la Francia, che sarà occasione lieta per i tifosi cunesi per salutare Erwin e Gabbè, e chi lo sa, magari fra gli azzurri presenti in questo ritiro ci sono già dei giocatori che abitueranno all'atmosfera del palazzetto, del Palabrebanca, visto l'interessamento e le voci che si susseguono, ad esempio, su Cristian Savani. Dobbiamo comunque pensare adesso all'azzurro, ed è comunque un onore e un privilegio avere la nazionale qui per 2 settimane. Fra i convocati di coach Berruto, anche Michele Baranovic, che è di proprietà della Verbanca Lanutti, ma è in prestito a Modena e probabilmente farà, anzi quasi sicuramente farà, un altro anno in Emilia, segno della crescita di questo giocatore nel suo primo anno praticamente da titolare fisso in Serie A. Sicuramente una bella soddisfazione e una prospettiva importante poi per il futuro in questo ruolo, quando poi tornerà a Cuneo, perché probabilmente poi tornerà a Cuneo da protagonista nei prossimi anni. A livello di palleggiatori credo che Cuneo abbia ampiamente le spalle coperte, con Nick Gurbic titolare, ormai segreto di Pulcinella, Gonzales quest'anno come secondo, Nimir che andrà sicuramente in prestito e Baranovic che a Modena ha fatto un'annata decisamente buona. E questa convocazione appunto dimostra il valore del giocatore, un valore aggiunto per Cuneo nei prossimi anni. Ecco, saranno 2 settimane intense, 2 settimane nelle quali ci saranno anche eventi correlati importanti. Noi invitiamo ovviamente tutti i lettori di Idea Web TV ad andare a vedere appunto quali eventi ci saranno. Sul sito ci sono comunque tutte le informazioni, tutti gli articoli a riguardo per poter essere informati sui vari appuntamenti di queste 2 settimane nelle quali, ricordiamolo ancora, la nazionale si allenerà praticamente tutti i giorni, a parte il 25 e il 26, in cui non sarà a Cuneo, poi tornerà dal 27 fino al 31, il giorno della partita. E noi vi invitiamo ovviamente ad andare a vedere tutte le informazioni e vi ricordiamo che noi seguiremo nel dettaglio questo importante evento con tutti gli speciali del caso. Dal palazzetto seguiremo gli allenamenti e ovviamente intervisteremo tutti i protagonisti. Come detto, non c'è stato il calcio, almeno c'è stato solo quello praticamente giovanile in provincia di Cuneo in questo weekend, però ovviamente non potevamo non dare spazio al Giro d'Italia che venerdì e sabato è passato in Granda, venerdì con l'arrivo a Carasco, sabato con la partenza della 14ª tappa da Cervere, un grande spettacolo come era nelle attese. Per il secondo anno di fila, Carasco e Cervere si sono dimostrate all'altezza con una grande partecipazione
di pubblico e quindi veramente complimenti a questi due comuni per l'organizzazione. A Carasco soprattutto c'è stato il grande spettacolo della volata finale vincente di Mark Cavendish. Diciamo che la Kermesse Rosa, anche se non è la Grand Boucle francese, ha pur sempre un fascino particolare. Vedere le strade tinte di rosa, evoca dolci ricordi per noi italiani, che adesso abbiamo Vincenzo Nibali in vetta, ma i ricordi chiaramente, almeno per quelli della nostra età, Edward, vanno a Marco Pantani, eccetera, e quei corridori che ci hanno fatto sognare prima di lui, appunto Gimondi, Bugno. Coppi, Bartali, Bugno, Chiappucci. Diciamo che la Corsa Rosa, seppur venga considerata la seconda corsa tappe più bella del mondo dopo il Tour de France, noi non siamo gelosi del Tour de France, va benissimo così, e soprattutto avere delle dimostrazioni di impegno e di organizzazione, il comandato Cherasco Cervera. e Cervere, scusate l'lapsus, non hanno, cioè dimostra sempre più che la Granda in queste manifestazioni evviva c'è, e complimenti al main sponsor, comunque Balocco, che ha azzeccato assolutamente l'investimento. E adesso vedremo poi per il prossimo anno. C'è curiosità per vedere se il giro tornerà a Cuneo, magari con un arrivo che manca da un po'. È stata comunque una 2 giorni trionfale, anche Cervere, la partenza della 14ª tappa è stata molto seguita con tanta gente per vedere la partenza del gruppone, nonostante poi una pioggia che è diventata torrenziale proprio nei minuti antecedenti la partenza del gruppone. Ce l'ha fatta sudare questo lavoro. 2 giorni sotto la pioggia che ci hanno comunque resi felici per ciò che è stato fatto, perché seguire un evento del genere fa sempre piacere. Ci siamo bagnati come dei pulcini, ma ci tocca per dare le notizie in modo ottimo. È costante, occorre anche fare del sacrificio ed essere ben contento di farlo per i nostri lettori. Ricordiamo che anche per questo evento ci sono tutte le foto disponibili, tutte le gallerie fotografiche di questi 2 giorni su IdeaWay TV, nella pagina dedicata al ciclismo. Si parlava prima di un calcio quasi interamente fermo, ricordiamo che però quest'oggi si è giocata la terza giornata della Coppa Piemonte femminile. La Mugello Saluzzo doveva vincere e sperare in un risultato positivo nell'incontro fra Luserna e Cavaller Maggiore. Le saluzzesi hanno fatto il proprio dovere, però a passare è il Luserna che ha battuto con un incredibile 10-0 il Cavaller Maggiore, quindi passa per la miglior differenza reti. Un passaggio del turno che fa sorridere, diciamo, perché Luserna che passeggia per 10-0 contro il Cavaller Maggiore, più che un sorriso non può strapparti, lasciando chiaramente dubbi e eventuali biscottause nelle scatolette. Le saluzzesi hanno vinto 4-0 contro il Polonghera in una gara vera, in una gara giocata per 90 minuti. Le ragazze di Mister Guy non si sono calate le braghe, hanno giocato a calcio, onorando in pieno la partita. Cioè, perdere 10-0 purtroppo, io penso che non sia giocare. Poi, soprattutto per una squadra come il Cavaliere Maggiore, che fa della grinta il suo cavallo di battaglia. Però va bene così, penso che a passare sia una delle due squadre più forti, che erano in assoluto Luserna e Mugello Saluzzo,
Resta il forte rammarico per l'ennesima decisione scriteriata da parte della federazione, che ha inserito la seconda e la terza classificata del campionato nello stesso girone, e nel girone 4 precisamente, e nel girone 1 è passata l'Aosta, in semifinale l'Aosta che ha subito praticamente 13.844.228 gol in stagione regolamentare, e in semifinale di Coppa. I miracoli della LNB di Torino sono qui, e comunque complimenti assolutamente a Luserna, che ha vinto il girone assolutamente più duro. Adesso ci sarà una partita vera con Luserna, Juve, Romagnano, con due delle tre che si scontreranno, e un'altra pagliacciata dove la partita finirà, se andrà tutto bene e le ragazze avranno pietà, 10-12-0. Ma per i gol della Aosta in questa stagione hai contato anche quelli in allenamento? Sì. No, solo quelli dell'andata. Ah, boh. Quindi finisce una stagione per la Musello Saluzzo, che adesso dovrà vedere un attimo come sarà, quale sarà il proprio futuro, se ci saranno termini per ripescaggio. Tu che vivi da vicino questa realtà, ci puoi dire qualcosa di più, se ci sarà questo ripescaggio in A2, quali sono le probabilità? Ma le probabilità sono abbastanza alte, diciamo che 12 anni di storia di calcio femminile, unite al secondo posto, al primo posto nella Coppa Disciplina, fanno sì che la Musello Saluzzo sia in vetta a qualsiasi graduatoria di ripescaggio. La società di Patron Piera del Grosso farà sicuramente domanda nei primi giorni di luglio, quando aprirà la possibilità la federazione. Sicuramente resta il rammarico per non aver centrato la promozione diretta, però ogni tanto bisogna anche fare mea culpa, e per il secondo anno consecutivo la Musello Saluzzo non l'hanno vinta le altre squadre, l'ha persa la Musello Saluzzo. L'anno scorso per infortuni vari, quest'anno forse per la troppa tensione accumulata in una stagione senza sconfitte, e poi anche un pizzico di fortuna non è stata dalla parte delle ragazze di Mister Musello, che comunque chiudono con un secondo posto, un'eliminazione in Coppa Piemonte senza sconfitte e senza partite regalate. Quindi occorre comunque guardare il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo le ragazze che crescono, noi abbiamo le ragazze, le ragazze 97, 94, 93, 92, il futuro è sicuramente dalla parte di queste ragazze, quindi non credo che ci siano termini di paragone con magari altre società che fanno delle 34enni, delle 36enni il loro cavallo di battaglia. Sì, ricordiamo anche che quest'anno comunque la Serie C era una Serie C veramente impegnativa e difficile per la forza delle squadre che l'hanno disputata. Da vetta come Musello Saluzzo, Juventus Torino, Romagnano e Luserna, è chiaro che il fatto che ne passi solo una implica che tre siano giù. Sicuramente c'è ancora una differenza sostanziale, perché Juventus, Musello e Romagnano fanno il campionato con delle risorse minime, dall'altra parte Luserna invece vive già un calcio quasi professionistico, dato dei rimborsi spese molto alti alle giocatrici, quindi anche il mercato è difficile da fare per questo, perché ti lasciano comunque un giovane briciole, perché le ragazze appena vedono una tetta da cui allattarsi, diciamo che è chi vuole biasimare, chi può biasimare in questo momento di crisi. Ecco, dopo un weekend di sostanziale respiro a livello sportivo, ci avviamo una settimana che invece sarà veramente caldissima, a partire dal Bra, che in Serie D sarà impegnato a metà settimana, dal 23 al 25, nella Final Four per la Pool Scudetto, un Bra che si è guadagnato questa qualificazione passando come prima nel proprio girone, e adesso avrà
la grande possibilità di cucirsi addosso uno scudetto in quel di Siena, in provincia di Siena, che sarebbe il giusto coronamento di una stagione fantastica. Sarebbe sicuramente un'emozione, penso, per i ragazzi di Mister Daidola. La situazione è chiara, Bra 100 contro la Pergolettese, pareggiando in casa del Delta Porto Tolle, che ricordiamo, quest'oggi adesso mi sfugge il risultato finale, giocava la finale di Coppa Italia, significa avere le spalle molto larghe. E soprattutto adesso si arriva in una situazione dove la testa conta molto. E sono quattro squadre qualificate a questa Final Four e io credo che un mister come Fabrizio Daidola abbia le capacità per caricare i ragazzi al punto giusto e portarli sul trono della Serie D. Adesso parteranno chiaramente le toccatine di scongiuro, però io ci credo e me lo auguro perché sarebbe veramente il giusto coronamento per una stagione fantastica da matricola a grande certezza e un modo per caricarsi sul petto lo scudetto e anche magari nella testa la consapevolezza di poter già andare a dire qualcosa di grosso in C2. E ricordiamo che tra l'altro il Bra proprio contro il Porto Tolle ha dato grande dimostrazione di forza senza Diagne, che ha concluso la sua stagione, la sua esperienza in giallorosso, è tornato in Senegal negli scorsi giorni e probabilmente tornerà in Italia per accasarsi almeno per il ritiro estivo con la Juventus. Quindi comunque un 3-3 in trasferta contro il Porto Tolle, in cui hanno segnato tra l'altro i due attaccanti Baldi e Dalla Costa, che ha dimostrato come questa squadra sia veramente di valore indipendentemente da quel fenomeno che si è rivelato Diagne. In settimana, nel fine settimana invece, poi sarà la volta delle altre squadre cunesi ancora impegnate in questo post-season veramente infuocato, a partire dal Cuneo, che giocherà a Reggio Emilia l'andata dei playout, un Cuneo che sarà in emergenza nel reparto difensivo e che in questa settimana ha visto la mano pesantissima del giudice sportivo sui propri giocatori espulsi contro la Feralpi Salò. 7 giornate a Simone Loria, e il Cuneo farà ricorso, vedremo. 2 giornate a Scaglia, poi la giornata di squalifica, vabbè, questa giusta per doppia ammonizione per Di Lorenzo. Ci sarà da sistemare la difesa e soprattutto non cercare il più possibile di non buscarle a Reggio Emilia, perché ricordiamo che con 2 pareggi il Cuneo sarebbe salvo, visto il posizionamento migliore nella stagione regolare. La salvezza. Mano pesante il giudice sportivo, adesso dovrà vedere quanto sarà pesante perché è stato presentato il ricorso e pare che ci siano delle immagini che scagionino almeno in parte Simone Loria. Quindi c'è da considerare anche questa soluzione, che la soluzione chiaramente non potrà mai esserci perché gli arbitri hanno ragione a prescindere, in questi casi non sempre tutelati. Però almeno per ridurre questa squalifica che mi sembra alquanto goffa, 7 giornate sono veramente qualcosa di imbarazzante se si pensa che Buttari nella partita con la Roma ha fatto ben altro prendendo a strattoni l'arbitro e trovando 2 giornate di squalifica. Purtroppo non c'è Sky, non c'è Mediaset Premium, non c'è nessuno, c'è Idea Web TV che comunque continua a seguire le vicende di alcune delle squadre cunesi, vi terremo aggiornati e ricordiamo, cogliamo l'occasione per ricordare che comunque la partita di Reggio Emilia, salvo imprevisti, verrà seguita dal vivo e quindi non ci resta che di fare Cuneo. Sì, in ogni caso anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, per Loria la stagione è finita, perché ovviamente più di 2 giornate il prenderà di sicuro. Ecco, quindi diciamo che per questa stagione è andata così, e
Vedremo poi l'anno prossimo se rimarrà, soprattutto penso che il suo destino sia legato anche alla salvezza del Cuneo, se riuscirà ad avere qualche giornata in meno nelle prime giornate del prossimo campionato, però ovviamente è giusto pensare prima a questa doppia sfida con la Reggiana, che come hai detto te, noi seguiremo live dallo stadio Giglio di Reggio Emilia. Altra partita importante sarà quella della Prodronero, che andrà fino alle Ligure, anche qui per un doppio scontro di 180 minuti. Questa volta parliamo di playoff di eccellenza, una Prodronero che è a caccia della promozione in Serie D, che sarebbe veramente, con la salvezza del Cuneo, e speriamo che ci sia, il massimo che la provincia granda, al quale la provincia granda poteva ambire a inizio stagione, avere l'Albese, la Prodronero in D, il Bra in C2, il Cuneo che si salva in C1 e poi le tante squadre cunesi in eccellenza. Diciamo che in tanti ti faranno Prodronero, ecco, a parte i campalinismi, ma bisognerà tifare Prodronero per la provincia di Cuneo. Sicuramente sì, cioè, a finale Ligure non andrà sicuramente per fare il bagno, a meno che non piova. La situazione è chiara, i playoff di eccellenza sono tra i più infami in assoluto, perché ti devi confrontare con realtà di diverse regioni. Diciamo che comunque alla Prodronero attualmente è andata decisamente bene, perché ha scansato l'intreccio lombardo con la Lombardia, che è notoriamente più difficile, e anche in caso di vittoria dovrebbe andare a sbattere il Muso contro una squadra o friulana o trentina. Quindi le possibilità ci sono, i ragazzi di Scaridi dopo la vittoria contro l'Acqui sono gasati, e bisogna che in questo caso lo facciano eruttare contro il finale Ligure, per giocarsi almeno la possibilità di andare direttamente su, o quantomeno portarsi più in alto possibile Sì. per permettere del ripescaggio in Serie D, viste le condizioni non economiche non floride di molte realtà sportive. Io credo che sia d'obbligo provarci. Altra partita del 26 maggio è quella che vede impegnata il Boves che si giocherà le proprie chance di un'incredibile promozione in eccellenza. Contro la Piscinese Riva e un'eventuale promozione in eccellenza sarebbe coronamento di una stagione fantastica da neopromossa. Ricordiamo che il Boves l'anno scorso militava in prima categoria. Una favola che ricalca leggermente, con le dovute proporzioni, anzi quella che ha vissuto il Bra in Serie D, una stagione entusiasmante in un girone molto atipico, dove sembrava che nessuna squadra volesse impossessarsi del trono di vincitrice prima del Fossano, che secondo me anche con un leggero ritardo se l'è poi preso. Le ragazze di Mister Volkan, leggermente sfavoriti a mio avviso con la Piscinese Riva, che ha sicuramente più esperienza in categoria di loro, possono comunque chiudere la stagione con un botto clamoroso, con un risultato che andrebbe oltre ogni più rosea previsione di inizio anno. Beh, quindi in bocca al lupo loro, e Idea Web TV, come hai già detto, sarà presente anche lì, perché dove c'è il gran calcio e tutti i grandi sport ci siamo anche noi. E a proposito di Fossano, tra l'altro ricordiamo che la squadra di Pino Curetti ha conquistato l'accesso alla finale di Coppa Piemonte, quindi grande possibilità per i bianco-blu di mettere a segno un double veramente importante, campionato più Coppa. Ricordiamo che nella semifinale di ritorno, il Fossano ha battuto a domicilio il Collina Alfieri Don Bosco, una squadra che tra l'altro ha vinto il proprio girone nettamente, quindi grande prova di forza anche in trasferta per gli uomini di Curetti. Per questa settimana è tutto, noi diamo appuntamento ovviamente a domenica prossima con il consueto editoriale per sapere
ripercorrere tutti gli eventi e tutte le emozioni del prossimo weekend sportivo, un weekend sportivo che sarà, come detto, molto importante a partire appunto dalla trasferta di Reggio Emilia del Cuneo, un Cuneo che dovrà fare di tutto per salvarsi in prima divisione di Lega Pro. Io ringrazio Andrea come al solito e Andrea, buona settimana.